Ciao a tutti. Iniziamo con lo specificare che il narcisista Overt è indicato come arrogante, grandioso, invidioso e opportunista. Il narcisista covert è esteriormente umile e più inibito, ma in realtà intimamente nutre smisurate aspettative per se stesso e gli altri. Detto questo, diamo il via a questo test. Che preciso non è un'indagine clinica, ma bensì un mezzo per accedere alla consapevolezza dell'eventuale disturbo del tuo o della tua partner, con il presupposto che tu abbia già determinato la sua personalità narcisistica, ma che non riesci a comprendere del tutto se è un narcisista overt o covert. Non dovrai fare altro che proseguire nei quesiti che ti propongo, segnandoti i rispettivi punti di ciascuna risposta alle 9 domande, sommando i risultati di ogni domanda. Al termine delle domande, esamina i risultati a seconda del punteggio che hai realizzato. Iniziamo il test. Domanda numero 1. Si appresta ad entrare in intimità con te, stimolandoti sulle sue storie intime? Risposta. A. Sì. B. Non esattamente, ma tenta di far parlare me. Punteggio. La risposta A equivale a 0. La risposta B equivale a 5. Domanda numero 2. Ti espone la sua vita perseguitata dalla sfortuna in amore e in famiglia? Risposta. A. Esattamente. B. Non esattamente. Punteggio. La risposta A equivale a 0. La risposta B equivale a 5. Domanda numero 3. Cattura agilmente il tuo interesse su di sé ed è in grado di gestire la situazione del gruppo conversando con tutti, raccontando di sé? Risposta. A. Non esattamente. B. Esattamente. Punteggio. La risposta A equivale a 2, la risposta B equivale a 8. Domanda numero 4. Ti appare impacciato e fragile e bisognoso di te? Risposta. A. Esattamente. B. No, nella maniera più assoluta. Punteggio. La risposta A equivale a 2, la risposta B equivale a 7. Domanda numero 5. Comprende la sua personalità narcisistica o non considera l'eventualità? Risposta. A. Sembra così. B. Non esattamente. Non prende in considerazione la possibilità di avere una natura narcisistica. Punteggio. La risposta A equivale a 2. La risposta B equivale a 4. Domanda numero 6. Dall'inizio del rapporto hai dovuto assumerti la responsabilità nel condurre la relazione? Risposta. A. Esattamente. B. No. All'inizio si è impegnato soltanto lui. Punteggio. La risposta A equivale a 0. La risposta B equivale a 9. Domanda numero 7. Ai tuoi attacchi controbatte impulsivamente oppure ti fa pagare le tue critiche avventate in maniera indiretta? Risposta. A. Se si sente offeso o screditato, si comporta in modo irragionevole. B. Normalmente non controbatte nell'immediato, ma la prende male e non dimentica a vita. Punteggio. La risposta A equivale a 10. La risposta B equivale a 4. Domanda numero 8. Critica gli altri in maniera pesante? Risposta. A. Parecchio. B. Qualche volta. Punteggio. La risposta A equivale a 3. La risposta B equivale a 5. Domanda numero 9. Tende a curare il suo aspetto esteriore in ogni circostanza in maniera impeccabile e costantemente? Risposta. A. Assolutamente sì. B.
B. Non sempre. Punteggio. La risposta A equivale a 2, la risposta B equivale a 5. Ma scopriamo i risultati. Da 0 a 6 punti vi sono diversi fattori di un narcisista covert. Da 6 a 13 punti trattasi con buona probabilità di un narcisista covert. Da 13 a 33 punti ha molti elementi del narcisista overt e potrebbe esserlo. Da 33 a 58 punti, quasi certamente si tratta di un narcisista overt. Se ti fa piacere, scrivi nei commenti qui sotto il tuo punteggio. Se questo test lo hai ritenuto utile e ti è piaciuto, metti un like e condividi il video. Iscriviti al canale. Grazie.